Bene amici, ma che bello è questo Moto Racer 40 Ultra. Sono a Madrid, Motorola presenta i suoi nuovi pieghevoli in due versioni perché presenta anche il 40 normale, ma procediamo con ordine. Perché mi piace così tanto? Prima di tutto perché è ergonomico, un grandissimo display esterno dove vengono duplicate praticamente tutte le applicazioni, vedete, ci sono i widget, ma se vogliamo per esempio usare Google Maps lo possiamo fare. E l'altra cosa molto intelligente che mi è piaciuta, applicazione sopra, qua pannellino delle notifiche che si può sempre aprire e qua la possibilità di vedere la batteria, ma non solo, perché con un doppio tap su questa barrettina, anzi no, con un tap prolungato si apre a tutto schermo l'applicazione, ma tutte le applicazioni sono supportate. E poi quando si apre, display da 6,9 pollici, 165 Hz HDR Plastic OLED, che devo dire è fatto molto bene, vedete la piega, si vede decisamente poco e si può utilizzare l'applicazione a tutto schermo, ma funziona anche al contrario, perché se io chiudo il telefono, vado in standby, ma vedete, mi arriva questa notifica che mi può far aprire l'applicazione. Quindi una diciamo funzionalità studiata molto molto bene. Ovviamente funzionano le gesture e poi c'è anche qualche chicca, ovvero un widget dedicato a Spotify, l'audio è stereo, ma le specifiche le vedete qua di fianco, qualche gioco pensato proprio per il display esterno. Questo per esempio è bellissimo, gioco della pallina che bisogna far andare nel buco giusto, vabbè, ok, ci sono tanti giochi ottimizzati, ma guardate, questo display è da 3,6 pollici e abbraccia le fotocamere, devo dire ha un bel design. E poi si apre bene con una mano, perché i bordi laterali, quando è chiuso, non fanno una parete piatta, bensì creano un'ansa. Cosa vuol dire questo? Che si tira fuori dalla tasca, volendo si può guardare la notifica dal display, ovviamente presente il sensore di impronta digitale qua sulla destra sul pulsante accensione e spegnimento, poi ci sono i pulsanti per il volume, intanto ve lo faccio vedere un attimino anche l'ingegnerizzazione della cerniera, ma voglio tornare a bomba perché con una mano così si apre e si può utilizzare a schermo intero da 6,9 pollici. Rimangono tutte le motorolate, per esempio con la rotazione del polso si attiva la fotocamera anteriore e ovviamente si possono utilizzare le camere principali per fare foto di alta qualità. 12 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine, ma un'apertura molto grande, f1.5 la principale, e abbiamo una 13 megapixel grandangolare 120 gradi. Ovviamente con questo form factor lo si può appoggiare per esempio a una superficie, si può attivare la modalità cabina foto che mi è piaciuta tantissimo. Proviamo a scattare e vedrete che lui scatterà quattro foto. Ecco, la prima aveva un'espressione un po' così, la seconda magari faccio un'espressione un po' così. Insomma, si possono creare anche delle foto particolari, magari spostandolo, visto che poi lui ha un display che può rimanere a vari gradi di apertura, vedete, senza aprirsi totalmente, chiudersi totalmente automaticamente. La cerniera, devo dire, molto ben fatta. Vi faccio vedere come gira Snapdragon 8 Plus di generazione 1. Questo è Instagram, ma come vedete che giri, gira sicuramente alla grandissima, visto anche i suoi 8 giga di RAM, 256 di FS3.1. L'audio, vi dicevo, è stereo, ve lo faccio sentire a volume massimo e devo dire, qua c'è un po' di casino, ma si sente comunque bene. La cosa che mi piace tanto di questo display esterno è che, per esempio, un video totalmente a caso, ecco la pubblicità, vabbè, ma mentre gira la pubblicità io chiudo il telefono e, come vedete, mi si accende proprio la possibilità di avere l'applicazione sul display esterno. E anche sul display esterno, se magari siamo in ambienti un po' stretti, metropolitani, incasinati, tiriamo fuori dalla tasca e vogliamo vedere un video al volo, lo possiamo fare anche sul display esterno con una buonissima visualizzazione. Ovviamente OLED anche lo schermo esterno, la batteria 3800 mAh, carica wireless, carica veloce a 30 watt. Ok, non sono tantissimi, ma i Motorola garantiscono la giornata di utilizzo. Poi ovviamente lo proverò, oggi c'è il lancio, poi mi arriverà per la recensione completa. Ma quello che mi è piaciuto
è proprio il software, lo sapete, le Motorolate, quindi non ci sono doppie applicazioni. Tra l'altro andiamo al volo a vedere le possibilità di personalizzazione del display esterno con la possibilità di cambiare lo stile dell'orologio, gli sfondi della schermata, i vari pannelli che si possono personalizzare qua sotto, la dimensione dello schermo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non ci sono applicazioni duplicate, ma c'è comunque la funzione martello per la torcia, insomma le solite cose che sono sui Motorola. Disponibile in tre finiture, sì, ho già trovato un po' il problema, cioè il display esterno è poco oleofobico, anche se devo dire un bellissimo display e quando è spento bello perché diventa uno specchiettino, immagino anche le ragazze che possono specchiarsi, e da acceso abbraccia proprio anche le fotocamere e ha veramente un bel design. 1199 euro il prezzo, non sono pochi, ma le prime impressioni sono assolutamente super super positive, mi è piaciuto veramente tanto. E poi arriverà in seguito a 899 euro, quindi non so se il gioco vale la candela, il non ultra, quindi il Razr 40 standard. In questa colorazione in realtà ce ne sono altre due, molto belle tra l'altro le colorazioni di quest'anno, anche lui c'è in nero, in questo azzurrino e anche in un magenta. Mentre qua cosa perdiamo? Sostanzialmente il display esterno, il display interno rimane esattamente lo stesso, cambia processore, Snapdragon 7 di generazione 1 e non lo so, questo rimane sempre ergonomico, rimane sempre comodo, ma forse uno dei tanti. Questo con questo display è veramente figo. Sì, l'ho detto troppe volte, ma sapete, a me Motorola piacciono e lui alla prima impressione mi ha detto: sono veramente un gran bel telefono interessante. Ci vediamo alla recensione completa. Chissà che magari in mezzo c'è anche un esperienziale. Vediamo, ciao.